bestia stai lì, eh. Cioè le mucche? Sono belle le mucche, perché poi tipo si riescono a mettere la lingua dentro nel naso. Le mucche sono belle perché riescono a mettersi la lingua nel naso. Sì. Che è Lady KTM mistica a delinquere. Cioè, delinquere per modo di dire, ovviamente. Però mistichi a delinquere comunque. Dai su, un po' di grinta. Sono qua francobollato che tra un po' ti entro. Ti entro dentro tipo. Le mucche! Guarda lì come sono belle tranquille, che non sanno ancora che diventeranno una bistecca. Dai, poverine. Di là si va al mortirolo, vero? Eh? Di là si va al mortirolo? Sì. Che faceva cagare. Sì, fans, lì indietro c'è la salita per il mortirolo, che è reso super famoso dal Giro d'Italia perché ha delle pendenze allucinanti, soprattutto dal lato valtellinese, non dal lato della Val Camonica. Ma, è un ma molto grande, l'asfalto è in delle condizioni, se non l'hanno riasfaltato quest'anno, è in delle condizioni indecenti. Buche, avvallamenti, non c'è brecciolino, lì c'è proprio la ghiaia. E in moto non ci si diverte neanche un po', secondo me. Forse è bello da fare in bici perché ti ammazza, perché gli piace morire in bici e fare le salite. Ma da fare in moto, secondo me, proprio no. No. Neanche la sufficienza alla lontana gli do. Come asfalto potrei paragonarlo alla discesa del Colle della Lombarda quando siamo rientrati in Italia dalla Francia. Ti ricordi? Sì. Mamma mia, che asfalto anche lì. Flashback. Sì, no, questo qua è l'asfalto peggiore della giornata e anche della giornata di ieri. Colle della Lombarda, Francia, sconsigliato. Bruttissimo asfalto. Vabbè, ma dalla parte italiana. Beh, dai, non è che la parte francese fosse un biliardo, No, vabbè, però meglio, dai. Sì, beh, peggio di così difficile. Sì, ma guarda come mi sta culo quello davanti. Guarda dove, ma dove va a fare le curve quello là? Senti. End of flashback. Comunque, dopo che ho fatto la cacca mi sento un più libero. Che io? Dopo che hai fatto la pipì? Sì. Un giorno o l'altro ti insegnerò anche a fare la cacca nei prati. No. È molto liberatorio, eh. No, non me ne sento. Cioè, ti rimette in contatto con la natura. Ma l'uomo ha fatto i bisogni nei campi per migliaia di anni, Anche milioni? Sì, forse anche milioni, però. Cioè, solo negli ultimi, tipo, dall'epoca dei romani che hanno inventato, diciamo, delle latrine, che poi erano in comune e dove ci andava a fare la cacca più gente insieme. Che schifo. Sì, c'erano proprio i cessi uno a fianco all'altro e facevi la cacca col tipo di fianco. Cioè, almeno io non c'ero, però da quello che si legge sui libri di storia pare fosse così. E quindi, sì, mi sa che era un po' imbarazzante. Cosa stai guardando che è un'ora che ti guardi allo specchio? Boh, perché mi impungio qualcosa. E guardandoti nello specchietto mentre sei in movimento ti aiuterà a risolvere il problema. Guarda che bello, qua si può mangiare, rilassarsi. Sì, beh, oddio, di fianco alla statale, insomma. Az. Ma mi hai detto, vieni, facciamo, divertiamoci un po', poi non mi superi neanche la Clio. No, perché siamo in un paese, scusa. Guarda, c'è un orso disegnato sul muro. Io ho visto una specie di uomo con le foglie. No, prima, nella parete prima c'era un orso nero. Ah, non ho visto l'orso, ho visto l'uomo. Non vedo. Lo so che non vedi, infatti non superare. No, non me la sento. Anche perché polo e crocifisso sul cruscotto mi fanno pensare solo a un 75enne. Sì, esatto. Non me la sento. Andiamo, che ci divertiamo. Sta strada dietro la Polo.
Non si dice tutti i punti ciechi, come faccio a superare? Muoio? Ma ci mancherebbe che... no, stai attenta. Vuoi che muoio? Vuoi che muoro? Ce l'abbiamo fatta. Perché guarda gente, non capisce che deve spostarsi. Ma Luna, la combo, crocifisso e polo, te l'ho detto, 75 anni, quello non c'è neanche visti dietro. Dici? Vabbè, immagino. Conosci qualcuno con meno di 70 anni che ha il crocifisso sullo specchietto retrovisore? Ma... può darsi. A me non viene in mente nessuno, sinceramente. Un prete giovane? Ah, beh, sì, beh, ecco, l'unica alternativa. Ci manca il santino di Padre Pio sull'aria condizionata e poi sei a cavallo. Esatto. Beh, un po' di acqua santa dentro le tergicristalli. Eh sì, così quando lave i vetri benedice la macchina. Esatto. Quante stronzate. Bestia, stai lì, eh. Cioè, le mucche. Sono belle le mucche perché poi tipo si riescono a mettere la lingua dentro nel naso. Le mucche sono belle perché riescono a mettersi la lingua nel naso. Sì. Ma in realtà da quello che vedo quando ti avvicini sono tipo stracoccoloni che vengono lì a farsi accarezzare. Sì. Beh, comunque questo pezzo di strada di collegamento tra Edolo e Ponte di Legno è un po' deludente. Perché? No, nel senso, è abbastanza pianeggiante. Attenzione. Porca miseria. Hai visto? L'ho vista, sì. Era un bel Lambo V... Non so se era un V10. Minchia. Beh, comunque era bella. Che ho detto, ho pensato, sta tanto che c'è Fedez, e invece no. Tra l'altro è molto indicata per queste strade piene di buche e avvallamenti. Sì, esatto, minchia. Sembrava una sottiletta, c***o, da mentre era piatta. È vero. Quando prendi i dossi ti si stacca il paraurti. Senti che odore di cibo. Buono. Buono. Vedi minga. C'è un po' traffico, eh. Poi comunque ci sono anche un sacco di paesini, quindi devi sempre rallentare. E siamo dietro il furgoncino bello e carino che si chiama Boxer. Guarda, c'è un castello. Ma sai che non l'avevo mai notato, l'ho visto adesso anch'io. Chissà cos'è. Bello. Un castello di epoca. Non mi sembrava proprio. L'epoca dei Corinzi. Vedi, questi paesi qua non mi piacciono a me. Troppi palazzoni, troppo... troppo turismo, troppo. Mi piace, no. Prima di iniziare la salita, fermati che metto la 360 davanti. E la salita inizia tipo la curva là in fondo, praticamente. Ecco, vai davanti te che così ti fermi. Cioè, guarda che merda sti palazzi. Beh. La classica villetta a schiera da turista. Però se ti piace sciare qua prendi la cabina via e ti porta su. Se ti piace sciare bene, ma devi andare a Pescegallo. Eh sì. È un po' diverso. The next Christmas. Comunque dopo aver attraversato Ponte di Legno e altri moltissimi paesini si arriva all'inizio della salita del Tonale e noi ci fermiamo qua a montare l'attrezzatura. Ok, telecamera 360 gradi montata qua davanti, insieme alla GoPro, insieme alla Sony sul casco, insieme a... ho troppo roba su sta moto. Vai. Occhio che c'è il brecciolino lì. È solo il momento di farsi i sorpassi. Qua si sale al Gavia dove andremo dopo, invece noi proseguiamo dritto. Verso il Tonale,
che paesaggio non è che sia il massimo. No, ma anche in cima al Tonale il paesaggio non è il massimo, nel senso che è una località sciistica e quindi ci sono un po' di palazzoni, è molto costruito, non è il classico passo tipo il Gavia dove c'è solo la natura. Anche lì è un collegamento che è aperto tutto l'anno tra la Lombardia e il Trentino, l'asfalto è messo abbastanza bene, però il paesaggio su non è niente di che. 105 km a Bolzano. Ciao fans, siamo allo Stelvio e ci siamo appena bordegati tutte le moto di fango, ma veramente tanto. Adesso vi faccio vedere, ho anche perso il rivetto della targa. E adesso dobbiamo volare a Cancano, altrimenti viene tardi e poi i genitori di Luna si arrabbiano.